Sono stati 15 mesi intensi nei quali non ci siamo risparmiati. Dal primo minuto abbiamo detto che la porta del sindaco del comune era l'ultima che poteva chiudere e così è stato. E abbiamo investito risorse straordinarie. Siamo riusciti a trovare 5 milioni di euro per aiutare le persone in difficoltà e al tempo stesso abbiamo messo in campo circa 1000 volontari. La voce in sottofondo del sindaco di Pesaro Matteo Ricci per il bilancio dell'amministrazione comunale sul lavoro svolto a servizio della città nell'emergenza Covid-19. In 15 mesi di pandemia sono stati aiutati famiglie in difficoltà, bambini, anziani e operatori economici che ancora oggi stanno cercando di ripartire. Buoni spesa, fondo anticrisi, buoni crescita e quelli dedicati alle palestre, ai circoli e ad altre attività, ma anche riduzione della TARI e delle rette di asili e scuole dell'infanzia. Poi gli interventi legati alla sicurezza delle persone, 200.000 mascherine a tutti i pesaresi, 3.000 saturimetri per le famiglie con over 65 disabili, i tamponi alle società sportive e la grande operazione di screening periodico per garantire una didattica in presenza in sicurezza. I monitoraggi nelle scuole sono stati organizzati dal comune per 4 volte per un costo complessivo di circa 180.000 euro. Un grande lavoro reso possibile grazie alla rete di volontari di quartiere, alla Protezione Civile, da Il Pesaro, Croce Rossa, Gulliver, Aspes e a tutte le associazioni e le diverse realtà che sono scese in campo al fianco dell'amministrazione. Teniamo botta, come abbiamo sempre detto, ma adesso dobbiamo correre per rinascere, perché vogliamo la nostra città sempre più bella e al tempo stesso sempre più libera. Forza Pesaro, ripartiamo insieme!